Buongiorno. Buongiorno con le stelle. Rubrica astrologica a cura di Monica Marillis. Buon giovedì 30 dicembre 2021. Siamo ormai agli sgoccioli di quest'anno e ovviamente tutti ci auguriamo che il 2022 vada bene, vada meglio di quest'anno. Vi um, ho già detto, ho già avuto modo di dirvi che secondo me eh, da febbraio-marzo in poi la situazione dovrebbe migliorare notevolmente a livello generale, a livello della società, a livello anche della nostra situazione sanitaria. E eh, ovviamente, poi invece, per quanto riguarda gli individui eh, o i segni, eh, ovviamente dipende un po' eh, da come sono messi i pianeti a livello eh, del nostro. Eh, del nostro segno e del nostro tema natale personale vediamo un po' oggi che cosa ci portano i vari pianeti eh, la luna è ancora in scorpione è entrata ieri e entrerà nel sagittario solo alla mezzanotte di eh, stasera quindi ancora abbiamo queste energie molto intense molto eh, viscerali con mh, Cara diciamo che sarà caratterizzato l'atmosfera emotiva di molte persone da questa eh, intensità molto forte, dove sarà tutto o bianco o nero, non ci sono mezze misure. Questo è un po' il carattere dello scorpione. Vediamo un pochino cosa succede a tutti i segni. Allora, l'ariete eh, se la cava, come sempre, con eh, energie che oggi indirizzate soprattutto a cose pratiche, a cose piccole, sistemare, eh, magari fare preparativi anche per domani oppure semplicemente riordinare e rimettere a posto. Diciamo che come voto l'Ariete si merita un 6,5. Il toro invece è più impegnato a mh, coltivare la propria relazione eh, con L'altra persona della sua vita, il marito, moglie, compagno, compagna, fidanzato o fidanzata, o semplicemente in generale gli altri, quindi ci sarà un'attenzione un particolare rivolta agli altri. E il toro, con i bei gli aspetti che ha in questo periodo, si merita un bel sette e mezzo. Nonostante, eh, nonostante la quadratura di Saturno, perché comunque ha tanti altri appoggi che arrivano dal Capricorno e dal Pesce e dai Pesci. Gemelli, i gemelli eh, sono più concentrati a rimettere a posto le loro finanze, a vedere, a fare un po' i conti di fine anno, eh, come come hanno investito i soldi o come invece non li hanno investiti o li hanno spesi e diciamo che sono ancora un po' mh, attapirati da Marte in opposizione, però tutto sommato come tipo di energie si meritano un bel 6. I Cancri, i Cancri sono più interessati a migliorare se stessi, le loro conoscenze, quindi magari stanno meditando di fare dei corsi per l'anno prossimo, di ehm, elevare le proprie conoscenze, la propria formazione, che sia professionale o che sia semplicemente per il proprio sapere, o magari stanno anche sognando di partire e andare in lidi lontani. Eh, beati loro, dovranno aspettare ancora un pochino, vista la situazione che abbiamo adesso. E eh, diciamo che la loro situazione energetica eh, si merita un 6, perché eh, ve l'ho detto da ieri: Giove è entrato nei pesci e si andrà ad aggiungere quindi a Nettuno, che è già nel segno dei pesci da parecchi anni. E questi due pianeti sono i governatori dei pesci, tra l'altro, quindi sono molto forti in questo segno che ehm, porta alla all'attenzione all'umanità, alle, ehm, alle questioni eh, di ampio respiro che soprattutto riguardano i deboli, gli oppressi, è un segno fondamentalmente buono, i pesci, che ha attenzione, che ha compassione. Quindi da un lato questo ci fa sperare per l'anno in arrivo che la situazione sia, diventi un po' più umana in, gen in senso generale, eh, dove le persone non siano più così ciniche e, e cattive le une con le altre e vediamo adesso in questo momento veramente un'aggressività molto alta anche sui social ma questa eh, entrata di joven nei pesci beneficia particolarmente eh, il cancro perché è eh, in buon aspetto I pesci e cancro fanno parte della stessa triade dei segni d'acqua e quindi il cancro Finalmente avrà un supporto in più, un sostenitore in più visto che ha subito da anni ormai questa opposizione di Plutone. Ci, poi ci sono stati anche negli anni scorsi Saturno e Giove in opposizione. In questo momento ci sono i pianeti veloci e quindi comunque il cancro si merita un 6 eh, per via di questo sostegno da parte di Giove, che ben presto si farà sentire: non abbiate timore, cari cancri. E passiamo al leone. Il leone sta pensando soprattutto alla propria emancipazione, alla propria carriera, al proprio successo personale. Ha ripreso un po' a sperare, a, ad avere maggiori aspettative per il futuro. Eh, negli scorsi due o tre mesi è stato un po' ehm, bastonato il leone da degli aspetti dei transiti piuttosto pesantucci adesso giove si è tolto dalle scatole del leone e quindi non è più eh, un, un peso rimane saturno eh, in, quindi all'opposizione e eh, urano in quadratura però tutto sommato con marte in eh, un bel aspetto di trigono dal sagittario il leone si sente ringalluzzito e così quindi sta riprogrammando tutte le proprie future azioni che lo porteranno al successo e allora il leone si merita un bel 7 dal punto di vista delle energie astrali. E i vergini, i vergini allora eh, che sono stati finora uno dei segni più fortunati quest'anno sarà un pochettino, meno forse, un pochettino meno fortunato ma comunque andrà comunque bene eh? perché ha Urano in bell'aspetto, ha Plutone in bell'aspetto, poi adesso ci sono anche i pianeti veloci in Capricorno che gli danno questo supporto, però si è aggiunto Giove in opposizione, si è aggiunto a Nettuno che è già in opposizione da anni e quindi eh, ci sarà qualche piccolo ostacolo per i vergini, e quindi in questa giornata, che sarà soprattutto dedicata alle relazioni, alle amicizie, a tenere i contatti con le altre persone, magari per fare gli auguri per il nuovo anno, ebbene si meritano comunque un 7. Bilancia, la Bilancia eh, ha perso il sostegno di Giove che eh, si è spostato appunto dal segno alleato dell'Acquario, però c'è sempre ancora Saturno che tra l'altro è uno dei governatori del segno della Bilancia, però anche la quadratura dei quattro astri che si trovano in questo momento in Capricorno e ancora un sostegno da parte di Marte in Sagittario. Le energie della bilancia vanno oggi verso i temi eh, più spirituali, più di riflessione interiore, quindi sentirà il bisogno la bilancia di crescere dal punto di vista soprattutto interno spirituale e comunque si merita un bel 6,5 come energie astrali. E lo scorpione che ha la luna in questo momento eh, sui suoi gradi ha il supporto da parte dei pianeti in capricorno, ha il supporto da parte di giove e nettuno in pesci, insomma, lo scorpione, nonostante eh, voglia sempre far credere di essere sull'orlo del disastro, in realtà non se la cava affatto male, nonostante l'opposizione di urano e quindi in questo momento lo scorpione sta soprattutto Uh, riflettendo su se stesso, sta concentrandosi sulla propria crescita personale. Sarebbe bene che lo Scorpione si dedicasse in questo uh, momento alla meditazione o magari a un percorso di crescita personale con un coach proprio per. Eh, tirar fuori il lato più ottimistico della sua personalità e comunque nonostante quello che vuol far credere le energie astrali dello scorpione in questo momento sono si meritano un bel lotto sagittario, il sagittario eh, oggi penserà all'economia anche, anche il sagittario come i gemelli penserà un pochettino a programmare le proprie spese future e magari anche le entrate future e con Marte di passaggio nel suo segno, insomma, comunque è dotato di una buona energia, soprattutto fisica, insomma, non chiude eh, l'anno male il Sagittario, anzi, lo chiude abbastanza in bellezza e la sua energia astrale merita un bel 7. E arriviamo ora al Capricorno che ha, come vi ho già detto, Sole, Venere, Plutone, Mercurio nel suo segno. Ha ora anche il supporto di Giove dai pesci, ha il supporto di Nettuno, ha il supporto di Urano dal toro. Insomma, cosa può desiderare di più il Capricorno? Non ha nessuna dissonanza in questo periodo, ragazzi. E proprio i Capricorni si meritano un bel 10 dal punto di vista delle energie astrali e saranno oggi più concentrati sul tema delle, della quotidianità ma nel senso anche delle relazioni, di creare nuovi contatti eh, di, di insomma saranno un pochino più sociali e socievoli del solito i capricorni oggi arriviamo ora all'acquario eh, l'acquario ha perso Giove ma ha sempre Saturno di passaggio nel suo segno Ah, è vero, la quadratura di Urano dal toro, ma anche un bel aspetto da parte di Marte in Sagittario. Quindi l'acquario si merita pure un bel 7, ma sarà concentrato stranamente. Perché l'acquario di solito pensa ai massimi sistemi, alle cose più astratte. Ebbene, oggi invece sarà concentrato sulle questioni di famiglia dell'abitazione magari in senso pratico c'è cioè qualcosa qualche lavoro da rifare in casa e quindi comincerà a progettare programmare qualcosa da eh, fare per migliorare l'ambiente eh, casalingo e arriviamo ai pesci i pesci che hanno ritrovato il loro maestro giove allora voi sapete che giove ripassa dallo stesso segno ogni 12 anni proprio perché di solito il suo passo è di un anno per ogni segno anche se quest'anno giove è stato l'anno scorso due tre mesi in pesci e poi è rientrato in acquario adesso rientra in pesci ci sta sette mesi poi entra in ariete e poi ritornerà ancora in pesci per altri due mesi quindi è un po più spezzettato il passaggio eh, di Giove nel suo segno eh, di domicilio eh, base, e mh, questo passaggio comunque porterà un'ondata di fortuna, di apertura, di ottimismo a tutti i pesci. E con la luna e scorpione in buon aspetto. Il buon aspetto dei pianeti in capricorno, il buon aspetto di Urano dal toro. Insomma, anche i pesci eh, sono, possono dormire tra due guanciali, nonostante l'aspetto dissonante di Marte dal Sagittario, che potrebbe causare un certo nervosismo. Ma niente di che tutto sommato, per cui anche i pesci si meritano un bel 9,5 come eh, voto eh, riguardante le loro energie astrali. E la giornata di oggi sarà probabilmente incentrata più sul passare forse sono in vacanza i pesci o comunque si stanno concentrando sui loro hobby sulle loro attività sulla persona del cuore sull'amore e quindi eh, insomma sarà una giornata vissuta pienamente e vissuta con grande eh, piacere dai pesci abbiamo quindi finito la nostra eh, rassegna astrale e, eh, non rimane molto tempo, volevo iniziare la eh, nuova serie di combinazioni tra eh, so, eh, sole e ascendente. Quindi parlando del Capricorno, che è il segno in cui sta passando il Sole in questo momento. In effetti, non abbiamo molto parlato delle caratteristiche del Capricorno, magari lo faremo domani eh, perché ora non c'è tanto tempo. Comunque. Il Capricorno è un segno di terra, un segno cardinale, ovvero eh, quando il sole entra nel Capricorno abbiamo il solstizio d'inverno, quindi eh, inizia la stagione invernale, il momento più duro, più freddo dell'anno, perlomeno alle nostre latitudini, e eh, infatti il Capricorno è il segno che deve sopravvivere a questo rigore e per questo concede po poco. Alla eh, compassione, alla, eh, diciamo, al buonismo. È ecco, un segno razionale, usa la razionalità proprio per conservare le sue energie, per sopravvivere al momento più duro dell'anno, e per questo è un po' freddo, molto razionale, calcolatore, eh, un po' duro certe volte di cuore, eh, anche se eh, a volte non è così così duro la scorza è più la scorza che dura ma in fondo c'è sempre un po' un tenerone anche nel capricorno comunque è il segno più razionale uno dei più intelligenti indubbiamente è molto pratico concreto e parleremo quindi delle varie combinazioni tra il sole in capricorno e l'ascendente ovvero il segno che si leva al momento della nascita all'orizzonte eh, spero da domani e così poi continueremo con tutte le varie combinazioni segno ascendente. A domani, a presto! E dopo il nostro buongiorno con le stelle, continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia. E vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info